Allora, peccato perché la partita l'avevamo ripresa nonostante un primo quarto dove avevamo trovato parecchie difficoltà in fase difensiva, ma soprattutto perché di fronte abbiamo avuto giocatori veramente di grandissimo valore che hanno punito qualsiasi situazione. Poi ci siamo rimessi in carreggiata nel secondo quarto dove abbiamo preso le giuste contromisure. Il terzo quarto siamo andati sotto di 10 e poi avevamo avuto la capacità in un campo così difficile contro una squadra di questo spessore comunque a riprendere la partita e arrivare a un punto. Sicuramente anche questa volta un altro antisportivo che io non so se c'era anche questa volta ha condizionato la gara. Noi già veniamo da una sconfitta per un antisportivo, ma questo senza togliere i meriti di Barcellona, però insomma sta diventando una situazione estremamente pesante. Perché un antisportivo in quel momento lì forse non era proprio il fischio giusto, però questo è stato, i ragazzi hanno fatto sicuramente per quello che mi riguarda una buona prestazione, considerando tutte le difficoltà che abbiamo passato in quest'ultimo periodo, sinceramente ai ragazzi non posso che dire di essere stati bravi, soprattutto a riprendere una partita che si era messa molto male. Niente, questo è il mio pensiero. Se avete domande. Conoscendo un po' il suo metodo di lavoro, credo che sia molto più, diciamo, virgolette, incazzato del rimbalzo concesso agli anni che per l'altro sportivo. Poi ci può stare, ma non ci può stare, forse lì Maggiori ha peccato un po' l'ingenuità. C'è stato un rimbalzo, sì, purtroppo questi rimbalzi ti penalizzano come ti penalizzano le fischiate arbitrali a volte. Però ci sta anche che c'è anche un avversario con cui fare i conti, è stato bravo Yang a prendersi questo rimbalzo e purtroppo in questi momenti qua un'azione diventa decisiva, decisiva. È chiaro, era un rimbalzo importantissimo, è stato bravo Yang a prenderselo e questo è stato, insomma, questo è stato. Risultati dagli altri campi non aiutano, Forlì che ha fatto? Forlì ha perso il capo d'Orlando, Almeno quello. Trieste ha vinto il Fiorentino, Lo sapevo. come si evolve adesso il cammino di Jesi? Beh, è un cammino difficilissimo il nostro. È un cammino difficilissimo e ci troviamo a fare la corsa su Forlì e forse su Trieste, anche se questa vittoria di Trieste chiaramente mette loro in una buona condizione. Però, che dire, questa è un'annata veramente maledetta. Cioè, abbiamo trascorso 2 mesi incredibili, dove ci siamo ritrovati a volte a metà campo a sorridere perché non eravamo un numero sufficiente neanche per giocare a carte. E quindi, sono annate in cui o si stringe i denti o si rischia di mollare completamente e fare brutte figure. Noi brutte figure non le stiamo facendo, anche domenica abbiamo una partita in mano che. Vabbè, lascerei perdere perché è stata una cosa veramente fuori di ogni misura, fuori di ogni misura, con l'inserimento di giocatori che erano arrivati 2 giorni prima. E ripeto, ci eravamo ritrovati il martedì in quattro gatti, quindi bisogna dire ai ragazzi che nonostante tutte queste difficoltà scendiamo in campo, ce la mettiamo tutta e se riusciamo a dare a filo da torcere a una squadra come Barcellona significa che qualcosa di buono stiamo facendo. Schuber è partito fortissimo, poi forse è un po' Sì, mentalmente sicuramente è ancorato, partito diciamo. molto bene, però Uber chiaramente poi è calato, ma è stato comunque importante dentro la partita con la sua esperienza. È chiaro che non possiamo pretendere che comunque un ragazzo di 40 anni possa tenere il campo per tanti minuti con la stessa no, lucidità e intensità che ha avuto nei primi minuti. È normale, è chiaro che dovremmo nell'arco poi delle prossime partite cercare di gestirlo magari un pochino meglio, sperando che i più giovani poi ci diano un contributo più sicuro.